tutti gli studenti è importante avvicinarsi alle aziende, in particolare alle aziende del loro territorio, con esperienze dirette nella realtà produttiva. Noi come Power One Italy, come azienda multinazionale, da anni stiamo collaborando con tutti gli istituti tecnici del luogo, con le università, per favorire l'incontro tra gli studenti in uscita dalle scuole, già usciti da poco, e le aziende di un certo tipo, di una certa struttura. Logicamente sta a noi grosse aziende, noi abbiamo 620 dipendenti in uno stabilimento italiano, più un indotto di altre 1000 persone, e siamo noi gli attori che devono incentivare questo tipo di rapporto. E abbiamo partecipato a varie iniziative in questo senso, come il Job Day promosso dall'Unione Camere, proprio per dare allo studente e al ragazzo che esce dal mondo della scuola, che sta per concludere la sua esperienza formativa, un contatto diretto con la realtà aziendale, perché poi tutte le cose che si imparano sul libro o sul manuale devono trovare applicazione all'interno dell'azienda, ma non come una formulina che viene applicata, ma vivendo la realtà aziendale con tutti i rapporti interpersonali che ci possono essere e con tutte le problematiche che possono sorgere all'interno di una realtà aziendale vera e propria, meglio se già una realtà strutturata come la nostra, e noi abbiamo dato piena disponibilità in questo senso perché lo facciamo da tanto tempo, appunto, e secondo noi è importante che aziende strutturate di una certa dimensione, di un certo tipo, offrano questo tipo di servizio. Avere ragazzi in azienda non è assolutamente una perdita di tempo per l'azienda, anzi è una cosa su cui investire, perché oltre ad accrescere il bagaglio personale del ragazzo, dello studente, è una risorsa vera e propria per l'azienda selezionare già in questa fase dei profili potenziali per nuovi inserimenti, specialmente se questi profili vengono dal bacino di utenza del luogo dove l'azienda opera. Noi come Power One Italy abbiamo appunto una forza lavoro di più di 600 dipendenti e collaboriamo con istituti tecnici già in fase preventiva prima del conseguimento del diploma, con degli stage magari curricolari e poi con delle esperienze successive post diploma per individuare quali sono quei profili che possono andare bene per la nostra realtà organizzativa e plasmarli a tutti gli effetti sui nostri prodotti, sulle nostre strutture, sui nostri processi, così da avere già dei profili qualificati, dei profili tecnici di alto livello da poter inserire nel nostro organico. Ed è storia recente che Power One ha inserito degli studenti giovani a tempo indeterminato dopo delle esperienze in tirocinio extracurricolare o in tirocinio curricolare. Ma io facendo una scuola non tecnica, comunque un liceo, avevo il sogno di fare giornalista. Poi andando avanti mi sono plasmato una figura spostandomi più sul lato economico. Ho avuto l'opportunità di entrare in un'organizzazione multinazionale. Io ho sempre amato, diciamo, il rapporto interpersonale, specie se con referenti all'estero. Power One è una multinazionale di headquarter americano, che è stata acquisita recentemente nel mese di luglio da ABB, che è un colosso con headquarter in Svizzera a Zurigo di 145.000 dipendenti. Noi eravamo 5.500 circa in tutto il mondo con headquarter in America, ora siamo proiettati in una realtà ancora più ampia e sicuramente questa è una delle cose che del mio lavoro piace di più. Il poter rapportarmi con colleghi, con fornitori, con clienti di altri paesi, quindi anche in un'altra lingua, avere sempre un rapporto interpersonale, un rapporto diretto con miliardi di attori diversi e all'estero e in Italia, logicamente, perché lavorando nelle risorse umane siamo un po' il punto di riferimento per tutte le problematiche dei dipendenti, degli appaltatori, di tutte le persone che ruotano intorno all'azienda, e questo sicuramente è una cosa che è nata successivamente alle aspirazioni che si fa da ragazzo, cioè tutti i bambini sognano di diventare astronauta e poi magari cambiano in corso d'opera. Per me, diciamo, è partita una storia, io volevo diventare giornalista sportivo, seguivo il calcio, non lo so ancora, però diciamo, logicamente
base alle opportunità che una persona ha, poi scopre via via quello che gli piace. Allora, tre consigli per i ragazzi che si avvicinano per la prima volta alle aziende, comunque attraverso questi progetti di alternanza scuola-lavoro, sicuramente è quello di vivere l'esperienza come un'opportunità e non come una perdita di tempo, perché a tutti gli effetti queste sono esperienze che in primo luogo accrescono il loro bagaglio personale e formativo e possono essere anche rivendute da un punto di vista di curriculum. Quindi non prendete assolutamente queste esperienze come una perdita di tempo, il fatto di dover stare magari 8 ore dentro una realtà, quando invece a scuola dopo la quinta, sesta ora riusciamo ad uscire, perché assolutamente è una cosa che vi ritroverete in futuro, lo è stato per me, lo è stato per tantissimi ragazzi che sono stati ospitati da Power One e da altre aziende qui del territorio. Un altro consiglio è quello di cogliere le opportunità che vi vengono offerte all'interno di questi progetti, perché non è che le aziende prendono i ragazzi per metterli da una parte in un banco a fare delle operazioni di manovalanza pura. Le aziende investono sui giovani, investono sugli studenti e li mettono da subito, dopo una piccola introduzione alla realtà aziendale, su dei progetti che per l'azienda hanno un valore aggiunto. Quindi questo deve essere una fonte di stimolo per voi, di farvi valere, di applicare le cose che già conoscete, e sono tante, e di seguire le istruzioni che vi vengono date dai tutor. I tutor sanno che l'azienda dà un'importanza esponenziale a questi progetti, sanno che i ragazzi che vengono all'interno dell'azienda sono una risorsa e non una perdita di tempo, e lo stesso deve essere fatto anche al contrario. Quindi anche per il ragazzo l'esperienza all'interno dell'azienda deve essere vista come una grande opportunità. E poi il terzo consiglio è quello della massima serietà. Sempre più nel mondo del lavoro si assistono ad episodi di scarsa serietà da parte di dipendenti, magari anche molto più anziani, magari sono già dentro da tempo, che si sentono sicuri e così via, prendono il lavoro magari un po' più alla leggera. No, seguite quello che vi dice il tutor, seguite le istruzioni che vengono date con massima serietà, fate il vostro compito con entusiasmo e con massima professionalità e vedrete che sarete ripagati, se non nella stessa azienda, in un'altra azienda del settore, ma sono tutte esperienze importantissime che vi permettono di accrescere il vostro bagaglio formativo, ma soprattutto il vostro bagaglio personale. Vi formeranno il carattere, formeranno, rendendovi pronti ad entrare nel mondo del lavoro.